A tutti per essere qui. Il tema sul quale siamo stati convocati a riflettere è quello della resistenza e della necessità urgente di unirla. Resistenza è una parola che andrebbe ampiamente riscoperta e rivalorizzata in un'epoca in cui invece sembra essere la resilienza la parola dominante in cui si esprime lo spirito del tempo. La parola resilienza è letteralmente antipodica rispetto a quella di resistenza, dacché indica un movimento passivo. Se volessimo dirla con i termini della filosofia classica tedesca, potremmo dire che la resistenza è un movimento del soggetto che si oppone all'oggetto per modificarlo, trasformarlo e razionalizzarlo. La resilienza invece fa valere il movimento opposto, con cui il soggetto si adatta all'oggetto ritenendolo immodificabile e tutt'al più cercando di sviluppare un'energia interiore di crescita al cospetto delle difficoltà. Ecco perché la resilienza è l'atteggiamento prediletto da parte del potere in un'epoca in cui si pretende che i soggetti siano resilienti e quindi adattivi, passivi, disposti a tollerare tutto in silenzio. Ed ecco che la resilienza compare nei programmi di governo, diventa parola ubiquitaria della neolingua contemporanea e così via. Ora, per organizzare la resistenza e quindi per uscire dalle secche melmose della resilienza come parola chiave, come prassi condivisa nel tempo del pensiero unico, occorre anzitutto uscire dall'ordine del discorso neoliberale, che è quello che, ancor prima che una filosofia politica, è una filosofia in senso totale, una ontologia complessiva quella neoliberale, perché si basa sull'immodificabilità dell'essere. There is no alternative, è il mantra dell'ordine neoliberale, frase che, come sapete, viene fatta risalire a Margaret Thatcher e che ben esprime l'ordine delle cose neoliberale, un ordine delle cose all'insegna dell'intrasformabilità. Poiché non si danno alternative, dovete accettare l'ordine delle cose così com'è, adattandovi ad esso. Ecco, dobbiamo quindi, a mio giudizio, compiere anzitutto una rivoluzione ontologica, variare l'immagine del mondo, abbandonare l'idea di un mondo necessitato a cui bisogna adattarsi cadavericamente e cambiarla secondo una diversa immagine del mondo centrata sulla categoria di possibilità. La realtà è la possibilità. Più in alto della realtà come mera presenza c'è la realtà come possibilità. E qui allora bisognerebbe ripartire da Hegel e dalla sua concezione del reale come processo in atto e non come presenza morta a cui adattarsi. Ma senza entrare in questa sede nei tecnicismi, mi permetto di far notare come a partire da questa concezione dell'essere come possibilità e come storia occorre lavorare poi per sgomberare il campo da ciò che ci rende resilienti. E tra le categorie più fecondamente utilizzate dall'ordine del discorso neoliberale per promuovere la resilienza vi è la categoria dicotomica di destra e sinistra, che io da tempo, sulla scorta del mio maestro Costanzo Preve, ritengo debba essere superata. Debba essere superata non in nome di quello che potremmo definire un qualunquismo politico, né in nome di un passaggio integrale verso la destra, come solitamente dicono da sinistra quando uno propone il superamento della dicotomia destra e sinistra. Riconoscere, come io faccio da tempo, che occorre superare la dicotomia destra-sinistra muove da presupposti molto precisi che mi limito a enunciare rapidamente. Primo presupposto: destra e sinistra hanno svolto una funzione importantissima nella modernità, come sapete, dalla rivoluzione francese in poi. Hanno orientato l'ordine del pensiero, hanno orientato la vita politica degli uomini nella modernità, ma oggi sono categorie estinte. Sono categorie estinte perché nell'ordine della globalizzazione capitalistica, che io chiamo turbocapitalismo per distinguerlo dal vecchio capitalismo borghese, del mondo degli stati nazionali sovrani, del mondo ancora innervato dall'elemento proletario e borghese, ecco, in questo nuovo scenario del turbocapitalismo, capitalismo globalizzato e finanziario, destra e sinistra non ci permettono di orientarci. Intanto perché è venuta meno l'essenza stessa del presupposto di ciò che ci permetteva di essere di destra o di sinistra, cioè lo Stato sovrano nazionale. Oggi che vadano al governo partiti di destra o partiti di sinistra, alla fine devono fare le riforme volute dall'economia post-nazionale finanziaria, decisa in luoghi non democratici, come subito diremo.
E poi anche perché c'è stato un riassorbimento integrale della sinistra sotto il quadrante del capitale. Se tradizionalmente la sinistra era stata il luogo della contestazione dei rapporti di forza, si poteva essere socialisti o comunisti, ma una cosa era chiara, si stava dalla parte dei più deboli. La novitas del nuovo spirito del capitalismo è che essere di sinistra significa essere dalla parte dei più forti. Cosicché occorre, a mio giudizio, superare questa dicotomia nella misura in cui oggi la sinistra, per la prima volta, esattamente come la destra, a cui è divenuta sovrascrivibile, difende i dominanti e non i dominati. E questa è la novità interessante su cui bisogna ragionare. Destra e sinistra perdono la loro capacità antitetica, reciprocamente antitetica, perché entrambe sono parti di difesa dell'alto contro il basso, dei dominanti contro i dominati. E questo è un altro aspetto interessante. Si potrebbe ragionare lungamente su cosa sia destra e cosa sia sinistra, a partire da quel celebre e splendido testo di Norberto Bobbio su destra e sinistra. Bobbio diceva: essere di sinistra significa essere per l'uguaglianza, ma in base a questo presupposto molte forze della sinistra contemporanea sarebbero più a destra di Attila Re degli Unni, nella misura in cui di fatto non perseguono politiche centrate sull'uguaglianza, ma al contrario fanno della disuguaglianza creativa del capitale la loro essenza, e così via. Tutte le categorie con cui si sono interrogate storicamente destra e sinistra oggi finiscono per essere riassorbite all'interno del pensiero unico. Io dico che storicamente essere di sinistra voleva dire A, essere coi più deboli contro i più forti, B, essere per il noi contro l'io individualistico, C, significava essere per un'immagine del mondo diversa rispetto a quella che rispecchiasse lo status quo, e di essere per l'ideale contro il reale, cioè per un'altra visione delle cose. Ecco, sotto ogni profilo di quelli che ho appena tracciato, oggi la sinistra è l'opposto di quello che storicamente era, e quindi diventa, ripeto, l'altra faccia della destra. Sicché dire che bisogna riconoscere il decesso della sinistra non è un argomento per dire bisogna passare a destra, perché la destra è da sempre la parte che difende lo status quo. Bisogna andare al di là di destra e sinistra. Oggi la geografia politica è variata perché destra e sinistra sono cadaveri concettuali. Bisogna avere il coraggio di quella che io chiamo di non subire la agorafobia intellettuale. Voi sapete, l'agorafobia è la paura degli spazi aperti. Molti oggi, soprattutto i cultori del pensiero unico, ma non solo essi, hanno l'agorafobia intellettuale, cioè hanno paura di avventurarsi in un campo nuovo e sperimentare nuove mappe concettuali. Noi dobbiamo essere novatori anche teoricamente, provando a sperimentare nuove mappe concettuali. Io ne ho elaborata una provvisoria, con la quale poi mi avvio a concludere le mie riflessioni impressionistiche di oggi. La nuova dicotomia su cui strutturare e pensare il conflitto è quella di alto e basso. Alto e basso ci restituisce una nuova geografia della politica che ci permette di immaginare diversamente il campo della politica. Voi dovete immaginare, per dirla hegelianamente, signori e servi, i signori in alto, i servi in basso. I signori coincidono con il polo del capitale, della finanza, delle multinazionali. In basso abbiamo, oltre alle vecchie classi proletarie, i vecchi ceti medi, che sono anch'essi pauperizzati nel perfetto compimento della profezia di Marx. I ceti medi sono precipitati nell'abisso. Ecco, se questa è la dicotomia alto e basso, destra e sinistra sono rappresentanti dell'alto contro il basso. Questa è la novità fondamentale. Sicché l'alto si configura come un'aquila. Io la chiamo l'aquila neoliberale, che ha un'ala destra bluette e un'ala sinistra fucsia. Che vinca l'ala destra o che vinca l'ala bluette, vince comunque il capitale, il partito unico articolato del capitale, che si finge pluralista senza esserlo. I vecchi partiti totalitari, rossi e neri del Novecento, erano partiti che prevedevano l'esistenza di un partito unico. L'ordine totalitario del capitale è fintamente pluralistico, da che ammette una pluralità pulviscolare di partiti che sono però tutti immagini del medesimo, sono tutti partiti di orientamento liberale, e chi non giuri fedeltà al verbo unico neoliberale viene ipso facto delegittimato con altrettante categorie della neolingua come quelle in auge oggi, di cui Rosso Bruno mi pare una delle più divertenti e fantasiose, anche un po' dadaiste, perché
serve in qualche modo a proiettare l'ombra del vecchio fascismo e del vecchio comunismo su chiunque devii rispetto al tracciato del pensiero unico. Ecco, se questo è l'ordine delle cose, se questa è la nuova mappa mundi con la quale dobbiamo ragionare, è di fondamentale importanza provare a superare la dicotomia destra e sinistra per pensare altrimenti. Secondo la nuova dicotomia basso e alto, occorre comprendere in primis come destra e sinistra non facciano più presa su un territorio che è cambiato. Chi si ostina a muoversi con destra e sinistra si muove come ai tempi della linea Maginot, con vecchie mappe in un territorio nuovo, e soprattutto capire come la dicotomia destra e sinistra venga artificialmente reimposta dall'alto per impedire che il basso prenda consapevolezza di sé, per evitare che il basso prenda consapevolezza dei reali problemi della globalizzazione capitalistica e per evitare che si riverticalizzi il conflitto nella forma basso contro alto. Il successo, direi quasi il capolavoro dell'alto, è quando il basso viene frammentato e diviso e cade in pasto a conflitti orizzontali. Io li chiamo i conflitti sezionali all'interno della stessa classe, quando ad esempio ci si divide e si lotta opponendosi tra uomini e donne, tra omosessuali ed eterosessuali, tra immigrati autoctoni, ultimamente anche tra vegani e carnivori, e così via. Ritornare a questa logica divisiva è il capolavoro del potere. Voi capite che è il capolavoro del potere capitalistico se un giovane precario omosessuale e un giovane precario eterosessuale pensano di essere tra loro nemici per i loro orientamenti sessuali e di essere rispettivamente amici l'uno del multimilionario omosessuale e l'altro del multimilionario eterosessuale, che invece sono i loro nemici, dovrebbero essere uniti nella lotta in basso contro l'alto, e così via. Si potrebbero moltiplicare gli esempi, ne ho fatto uno particolarmente evidente, ma potete voi stessi moltiplicarli facilmente. Ecco, bisogna ricategorizzare la realtà per ripoliticizzare lo sguardo e per riverticalizzare il conflitto. Oggi il basso, oltre a essere diviso in microconflittualità settoriali a scarsa intensità politica, molto spesso non ci sono più visioni politiche integrali, ci sono microconflittualità single issue, dicono gli inglesi. Ci si batte per una singola istanza, l'ambiente, l'arcobaleno, i diritti dei beni pubblici, cose molto spesso condivisibilissime anche, intendiamoci, ma non è questo il punto è che manca un orizzonte di senso integrale. Questi single issue sono problemi che una volta risolti con rivendicazioni fanno sparire il movimento stesso che li aveva organizzati, e quindi è il venir meno di una visione politica integrale del mondo. Bisogna invece ripoliticizzare lo sguardo con una visione complessiva dell'uomo, della società, del mondo politico, delle relazioni, della metafisica. Bisogna ripartire sotto questo riguardo da una filosofia politica anche, andando al di là, dicevo, della vecchia dicotomia di destra e sinistra. Due categorie sono importanti, soprattutto per il basso, ce ne sono molte. Queste due categorie sono quella di sovranità e di popolo, due categorie tra le più ostracizzate dal discorso pubblico oggi imperante. Sovranità e popolo insieme danno un binomio esplosivo che è quello di sovranità del popolo, sovranità popolare, che è un altro nome per chiamare la democrazia. Cos'è la democrazia? È il kratos, cioè il potere, del demos, cioè del popolo. Per avere il potere del popolo occorre che ci sia la sovranità dello Stato. Perché? Ragionamento ridotto all'estremo. Perché ci sia la democrazia occorre che ci sia un popolo sovrano nello Stato. Ma perché ci sia un popolo sovrano nello Stato occorre che ci sia uno Stato sovrano. Ecco perché gli architetti della globalizzazione hanno pensato bene di azzerare le sovranità degli Stati per poter così neutralizzare la sovranità dei popoli negli Stati. L'Unione Europea, che personalmente critico da tempo, viene da me criticata proprio per il suo deficit strutturale di democrazia. L'Unione Europea ha sottratto la sovranità nazionale ai singoli stati senza poi restituirla su scala più grande ai popoli d'Europa. Se n'è appropriata per trasferirla a enti privatissimi come la Banca Centrale Europea, e voi sapete bene come in Europa, nell'Unione Europea, il Parlamento stesso svolga una funzione prettamente coreografica, in cui non c'è alcuna
valenza di decisione, di fatto. Si può tutt'al più porre dei veti su singole cose, ma le decisioni non vengono prese dal Parlamento, che può solo dire sì o no a decisioni che vengono presentate già pronte così come sono. Quindi la lotta, e poi davvero concludo, tra alto e basso, è una lotta che per un verso incorpora la vecchia lotta di classe, ma la ingrandisce, la estende, perché diventa anche una lotta culturale, una lotta non solo politico-economica, ma anche culturale, di sguardo, da che abbiamo un conflitto fra flussi e territori. L'alto, il capitale cosmopolita, è per i flussi senza limiti, per i flussi no border, per la libera circolazione delle merci e delle persone mercificate. Il basso dovrebbe essere per una risovranizzazione democratizzante degli spazi politici, degli spazi dell'Europa anzitutto, dove ci sia cioè la possibilità di controllare democraticamente l'economia, perché uno Stato sovrano nazionale può, e a mio giudizio deve essere democratico, un'economia post-nazionale non lo sarà intrinsecamente mai, perché sarà sì che si impliciti il dominio dei più forti, che è un altro modo per chiamare il neoliberismo, libero cannibalismo, il più forte che domina il più debole, o come diceva giustamente Serge Latouche, neoliberismo uguale libera volpe in libero pollaio. Ecco l'importanza di pensare altrimenti le categorie della politica, ben sapendo che in questa fase storica il vecchio sta morendo, il nuovo fatica a nascere, nel mentre nascono molti mostri che possono produrre, come già stanno producendo, molti danni, e sapremo che sarà difficilissimo provare ad andare al di là di queste categorie, perché incontreremo la resistenza operante, talvolta ringhiosa, dei corifei e degli alfieri dell'ordine costituito, perché diranno a destra che siamo comunisti, a sinistra che siamo fascisti, e utilizzeranno tutto l'armamentario novecentesco per delegittimare queste categorie. E quindi qui è la sfida e qui dobbiamo pensare, come avrebbe detto il vecchio Hegel, hic rodus, hic salta, qui è Rodi e noi dobbiamo saltare qua. Yeah.